È stata una grande emozione, come sempre, quando sono gli autori a raccontare il loro cinema, sia che siano interpreti, che siano autori, registi. Insomma, in questo caso sono tra l'altro tre giovani talenti italiani, Giorgio, Benedetta, Pietro, che abbiamo appena ascoltato, ed è sempre bello vedere come Milano accoglie con la sua curiosità la viva voce dei protagonisti della cultura. Quindi ho accettato volentieri l'invito di Pietro Castellitto, della produzione, del team, della squadra che sta dietro questo bellissimo film, prima di tutto perché penso che sia e che sarà una grande rivelazione per il cinema italiano, un film a cui auguro davvero un grande, grande successo per il futuro. E poi è stato bello soprattutto perché vedere talenti di quella generazione raccontarsi con questa sicurezza, questa forza, questa voglia di entrare in relazione col pubblico, insomma, mi convince e mi appassiona. Quindi siamo qui. Quindi che cosa accade con le famiglie, che cosa accade la sera, che cosa accade con gli amici, che cosa accade nei ristoranti, che cosa accade a Natale. Una volta in questo innamoramento così sincero, c'è sempre questo grande tema, a volte vero, a volte diventa anche un po' pregiudiziale, il fatto che la cura sia un bene continuo. Grazie. Che ha una sua, ha un'energia propria e che semplicemente la manifesta in maniera diversa, cioè in qualche modo si somigliano, pur facendo due vite completamente quasi opposte, diciamo. Lei è... Era una cosa che mi succedeva tanto e che forse succede un po' meno. Chiaro che attingi da grandi mostri sacri. No, questa non è una. Le scene che rimangono impresse sono veramente tante, però diciamo che i primi piani di Castellitto padre sono dei primi piani di grande forza e di grandissima intimità e mi sono piaciuti, sono diversi nel film, anche verso la fine ce n'è qualcuno veramente quasi commovente, prima di tutto perché stiamo parlando di un grande attore e poi perché l'ho detto anche sul palco insieme a Pietro Castellitto, è bello, insolito e positivo vedere come un gigante del cinema italiano e suo figlio lavorino insieme con questa sinergia, armonia straordinarie. E quindi me li porto con me questi fotogrammi.